Iniziamo subito con l'ultimo panel, così poi potete andare tutti a cena tranquilli. Quindi chiamo i panelist, presidente, ecco, già si è arrivato Giovanni Grevi, senior fellow dell'European Policy Center, uno dei più prestigiosi centri studi di Bruxelles, il presidente Franco Frattini, che tutti conoscete già, è vicepresidente della Commissione Europea, perfetto, e ministro degli esteri, l'ambasciatore Giovanni Castellaneta, che è stato da molti anni ambasciatore negli Stati Uniti. Oh. Raffaele Marchetti, professore alla LUISS, che è questo è arrivato adesso, e invece alla mia destra Antonio Villafranca, che è capo del programma europeo dell'ISPI, centro studi di Milano, uno forse dei, in Italia, insieme allo IAI, uno degli unici centri studi che meritano questo nome, forse anche più dello IAI come ricerca. Allora, questo è un panel in cui potremmo anche così divertirci un po' di più, nel senso che la materia è, se non fosse una cosa che è una cosa seria, diciamo. Allora, come tutti sapete, Donald Trump ha inaspettatamente vinto le elezioni americane e il 20 gennaio sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Una vittoria in attesa che apre in realtà un sacco di domande di ogni tipo, anche a noi giornalisti che non l'avevamo capito, con grandi giornali come il New York Times che si è scusato anche con i propri lettori per non aver capito cosa è successo, centri di ricerca che non hanno capito cosa è successo, famosi giornalisti italiani che hanno detto andate a dormire tranquilli verso mezzanotte perché tanto domattina vi alzate e vincerà la Clinton, invece non è stato così. Quindi diciamo si aprono da un punto di vista un po' di problemi di analisi della società, di strumenti, di canali, di comprensione di quello che accade, ma questo è forse un tema marginale. Il tema che ci interessa discutere questa sera è che cosa vuol dire per l'Unione Europea il fatto che alla guida del più importante, per noi partner, è uno dei più importanti paesi del mondo, la più grande economia e potenza politica del mondo, c'è una persona della quale in sostanza si sa veramente poco e le cose che ha detto in campagna elettorale, sulle quali poi in parte è ritornato, sulle quali poi ha dato delle parole più tranquillizzanti, però ha detto cose terribili, non soltanto in politica interna, che potrebbe interessarci un po' meno, ma moltissimo in politica estera. Insomma, per l'Unione Europea si aprono una grande incognita in difesa, clima, commercio, insomma grandi temi che non sappiamo come saranno affrontati a partire fra ormai 65 giorni, quanto manca a 20 gennaio. Io ho pensato di strutturare questo panel in questo modo. Giovanni Grevi, che ringrazio perché so che gira come un turbine tra un panel e un altro a Bruxelles perché è appena tornato dagli Stati Uniti dove è stato fino a ridosso delle elezioni per un lungo viaggio, quindi ha parlato con molte persone e a chiedere a lui di iniziare facendo un quadro della situazione negli Stati Uniti come la percepita adesso. Poi passerei la parola all'ambasciatore Castellaneta, i due altri studiosi e infine il primo giro farei concludere al presidente Frattini, che è presidente del COI, questo ho dimenticato di dirlo, forse è importante dirlo anche questo. Prego Giovanni, se vuoi. Grazie mille, grazie del tuo invito. In effetti sono stato a Washington quest'autunno e devo dire che non solo gli osservatori europei sono stati spiazzati completamente dal risultato delle elezioni, ma anche buona parte perlomeno dei miei interlocutori negli Stati Uniti, nessuno dei quali si aspettava effettivamente questo risultato, ma tutti hanno espresso effettivamente una serie di incognite su quello che questo risultato può rappresentare. Come dicevi bene tu, effettivamente rispetto a tante domande c'è una sola risposta certa, cioè nessuno sa esattamente che cosa il presidente Trump possa rappresentare in termini di politica estera, resta un grande enigma. E questo mi sembra di per sé un fattore abbastanza rivelatore.
di un approccio alla politica estera americana perlomeno molto poco ortodosso e molto poco convenzionale. Allo stesso tempo però mi sembra di poter dire che se è vero che ci sono state tutta una serie di affermazioni più o meno coerenti rispetto alle quali poi ci sono stati passi avanti, passi indietro, ritrattazioni, è altrettanto vero che ci sono alcuni elementi cardine della, come dire, narrativa o del discorso di Donald Trump in materia di politica estera e che d'altra parte non risalgono a quest'anno o all'anno scorso, ma in alcuni casi sono stati espressi e ripetuti per decenni. E a me sembra che il punto cruciale e il punto che definisce questa prospettiva e questa agenda e la differenza nettamente rispetto a quelle precedenti degli ultimi decenni sia l'elemento del nazionalismo, e cioè questa retorica di America First. Tra l'altro mi capitava di leggere proprio oggi in un articolo dire Make America Great Again non è lo stesso di dire America First, perché si può fare, gli Stati Uniti si possono rendere grandi attraverso un impegno internazionale, attraverso le alleanze, attraverso le partnerships, attraverso la costituzione di un ordine multilaterale, che è stata in alcuni casi la scelta di alcuni dei predecessori perlomeno, ma grosso modo ha sotteso un pochettino la politica estera americana per decenni. America First è una cosa diversa. America First vuol dire una definizione molto restrittiva e riduttiva dell'interesse nazionale, potenzialmente disancorato, perlomeno in una certa misura, dal sistema di alleanze e di istituzioni che gli Stati Uniti hanno in buona misura costituito e in buona misura sostenuto, naturalmente in partnership con gli europei e l'Unione Europea. E questo è potenzialmente il grande fattore di rottura, che naturalmente poi si declina in vari aspetti, tra cui sul piano economico un'agenda nettamente protezionista. Sottolineare la sovranità nazionale, scetticismo e sospetto rispetto agli impegni multilaterali, vengono appunto indicati come un vincolo. E concludo su questa così overview, su questa disamina molto, molto generica di alcune delle affermazioni, un atteggiamento anche molto diverso rispetto ai rapporti tra le grandi potenze. Un atteggiamento che si dice transazionale, molto business-like, molto basato su quello che determinate relazioni, determinati rapporti possono apportare agli Stati Uniti, al di là di considerazioni di interesse più ampie e più sistemiche. Ora, è evidente che io perlomeno non so in che misura queste affermazioni, questi propositi saranno messi in atto e realizzati e portati avanti, però diciamo che se dobbiamo giudicare da quello che è stato detto fino ad oggi, questa è l'impronta della politica estera della nuova amministrazione, che d'altra parte, insomma, stiamo vedendo anche tutto il dibattito, tutte le cronache di questi giorni sulle possibili nomine ad alcune posizioni chiave dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, Dipartimento di Stato e Difesa, insomma, questi nomi in qualche modo rivelano anche un cambio di passo e di paradigma potenzialmente rilevante. Concludo questo primo intervento con un breve riferimento a quello che questo può voler dire per l'Unione Europea. Anche qua ci sono tantissimi elementi assolutamente imponderabili. Devo anche dire che rispetto agli scenari più catastrofici mi sembra che lo spessore della relazione transatlantica, anche in termini economici, in termini strategici, sia tale che cambiamento drastico nel breve periodo mi sembra davvero difficile da immaginare, ma poi faccio una postilla su questo. Detto questo, però, sicuramente l'amministrazione Trump potrebbe rappresentare l'intensificazione e l'accelerazione di processi già in atto, e cioè l'idea di un impegno molto più selettivo
da parte degli Stati Uniti nelle questioni di sicurezza dell'Unione Europea e attorno all'Unione Europea, la richiesta che gli europei si assumano molte più responsabilità e l'esigenza che lo facciano, e in questo forse c'è un carattere di novità ulteriore, mi sembra una concezione dell'Europa e dell'Unione Europea come eventualmente un interlocutore, un partner occasionale, qualora appunto possa apportare qualcosa, e non come un partner di riferimento principale, sulla base di valori comuni la cui importanza è stata piuttosto perlomeno trascurata, se non peggio, nel corso della campagna elettorale. Ed è proprio sulla differenza netta da un punto di vista di principi e di valori che sembra emergere dalle affermazioni nel corso della campagna elettorale tra l'agenda del nuovo Presidente e i valori che dovrebbero sottendere l'integrazione europea, che penso possa risultare la sfida principale per i rapporti transatlantici in futuro. Grazie Gianni. Adesso vorrei chiedere, l'ambasciatore Castellaneta ha rappresentato l'Italia presso il governo degli Stati Uniti, quindi conosce bene i meccanismi, come funziona la macchina, molto diversa dalla nostra, del potere americano, in cui c'è questo, il presidente adesso ha 4.000 nomini da fare, però il presidente ha un grande potere, soprattutto in politica estera, ma anche in politica interna è rilevante, ma c'è un sistema di check and balances forte negli Stati Uniti. A suo giudizio, che strada potrebbe prendere Trump nella scelta degli uomini, e che il sistema degli Stati Uniti, se Trump sarà dirompente come ha promesso di essere, poi lo dovremmo vedere nei fatti, ha la forza per reggere un impatto? Sicuramente perché insomma, il sistema americano è abituato a queste scosse, non in questa maniera, però insomma, nel corso degli anni è rimasto indenne più di 100 anni. Direi che le prime nomine sono un po', c'era una vignetta, non so su quale giornale, diceva che ha nominato Priebus come capo di gabinetto, Bannon come consigliere strategico, uno dice la destra, la sua mano destra, l'altro la destra della destra, questo è un po' era the right hand, no? Diceva, non so, forse in qualche... è un po' questo, direi, la semplificazione di un paese che in effetti è rimasto traumatizzato, sorpreso, incredulo, perché gli americani amano le cose chiare, i protocolli, tutto deve essere molto già, diciamo, previsto. Questo è stato un imprevisto per tutti, perché alla fine hanno perduto tutti, in effetti. Secondo me Trump neanche pensava di arrivare alla fine della corsa. I repubblicani hanno sbagliato candidati. Al limite gli altri candidati, sotto certi aspetti, erano molto più a destra di Trump, Cruz, Rubio, Carson, l'unico, diciamo, un po' liberale nell'ambito dei repubblicani era Jeb Bush, che è stato praticamente spazzato via ai primi ostacoli. Quindi, insomma, Trump non è il più a destra dei repubblicani. I repubblicani non sono riusciti a esprimere un candidato, perché credo alla fine pensavano anche che Hillary ce l'avrebbe comunque fatta. Infatti alla fine Hillary ha vinto sul piano del voto popolare per 200.000 voti, sì. Dove ha perduto, e lì diciamo i democratici non solo ha perduto Hillary ma ha perduto il Partito Democratico, che non sono andati a votare rispetto a Obama, credo 7 milioni di persone. Cioè, alla fine il voto elettorale credo sia stato intorno a 62 milioni su 300 milioni, quindi la metà più o meno degli aventi diritto, 250, di questa metà appunto la maggioranza del voto popolare è andato lì. Quindi diciamo ha perduto anche il Partito Democratico, e non solo Hillary, perché non sono riusciti a mettere in campo una persona che magari, non forse neanche Sanders, che era un po' considerato troppo a sinistra, come sappiamo tutti, però qualche altra persona che avesse potuto contrastare un eventuale normale candidato repubblicano. Hillary aveva già perduto in un certo senso la prima volta contro Obama, era stata
Sì. Anche Obama era un po' una sorpresa all'epoca, no? Il giovane senatore, 2 anni al Senato, che poi alla fine viene catapultato come presidente. Quindi è la seconda sorpresa, diciamo, stavolta, l'altra volta era, diciamo, in chiave liberale, adesso è in chiave. Però appunto hanno perduto tutto, forse chi ha vinto è di quel 25% di voto repubblicano, forse è quel 10-12% che si sente forse adesso più rappresentato, no? Quelli della fascia della Rust Belt, no? Perché la Bible Belt e gli altri in certo senso erano già stati rappresentati prima. Forse per la prima volta emerge questa classe dell'operaio senza lavoro che sta nell'officina arrugginita, birra e come si chiama, McDonald's, video la sera, e che forse si sente più rappresentato da Trump. Questo è un po', devo dire, quindi è un paese molto, molto scosso. Io sono stato anch'io, torno da qualche giorno a New York. A New York nessuno immaginava che Trump, con i suoi trascorsi newyorkesi, potesse fare presidente della Repubblica una volta, mai. Ma anche fuori New York il sentimento è questo: che faremo adesso? Che faremo adesso? Quindi è un paese molto, molto scosso, e vedremo quello che farà Trump. E le prime mosse, appunto, sono molto contraddittorie. Appunto, prima parte con di Giuliani, poi Giuliani ha detto forse no, forse sì, Gingrich, forse sì, forse no, Christie, forse sì, forse no. È un po' tutta una grande confusione. Comunque può anche essere normale in queste prime settimane, tanto fino al 20 gennaio abbiamo tempo. Però le prime nomine praticamente ancora non le ha fatte, perché le nomine essenziali del consigliere per la sicurezza, anche lì si va da Steven Adler, che già lavorava con Bush, era anzi il mio interlocutore, il controparte all'epoca, una persona molto equilibrata, molto, a persone invece molto più a destra. Cosa farà è un po' è un interrogativo. Io sono fiducioso però che il sistema americano, che è fatto non solo di check and balances, ma anche di un processo bottom-up, cioè il presidente alla fine dice sì e no su delle decisioni che sono maturate dal basso, quindi è un po' costretto a dire sì o no su varie opzioni che sono state elaborate, sicuramente non fa sbagli, non è che spinge il bottone sul nucleare all'improvviso perché la sera si è arrabbiato con qualcuno, io sarei molto più tranquillo e ottimista, però è un paese sul quale noi come Europa, come Italia, forse nei prossimi 2 anni non potremo contare così tanto come abbiamo contato. Finisco appunto dicendo, è un paese nel quale da una parte Hillary Clinton la minacciano di essere deferita alla Corte, sì. D'altra parte si impeachment per Trump su tutta una serie di suoi e dei suoi problemi interni. Ecco, l'altra nomina non ha ancora nominato il giudice della Corte Suprema in sostituzione di Antonin Scalia, il nostro caro amico che è scomparso, e quello potrebbe anche essere importante, perché in questo sistema di check and balances il candidato, che sarà sicuramente un conservatore, che tipo di conservatore verrà scelto? Quello sarà forse un po' la cantina di Tornasole. Grazie. Grazie ambasciatore. Adesso vorrei andare da Antonio Villafranca. Prego, se volete liberare un applauso, non lo voglio fermare. Allora, cominciamo a analizzare bene cosa può succedere all'Europa, cioè che cosa è a rischio, soprattutto parliamo di economia con Antonio Villafranca, soprattutto. Che cosa realmente, perché poi appunto è un po' come era Brexit questo Trump, no? Non si sa bene che cosa può succedere. Cioè, ovviamente, come diceva l'ambasciatore Castellani adesso, per un paio d'anni non possiamo contare su di loro, ma che cosa vuol dire non contare su di loro? Allora, innanzitutto grazie tanto per l'invito e mi scuso perché purtroppo poi dovrò andare a prendere un volo, quindi alle 7:15 devo necessariamente andare via. La cosa, devo dire, molto bizzarra dell'elezione di Trump è soprattutto visto dall'Europa, è il fatto che se noi pensiamo al motivo per cui i populismi in Europa crescono, essenzialmente sono due: bassa crescita economica, legata ovviamente a disoccupazione, e migrazioni. Se noi guardiamo questi due fenomeni negli Stati Uniti,
Noi parliamo di un paese che ha un tasso di crescita superiore al 2%, che ha una disoccupazione che noi economisti definiamo strutturale, addirittura inferiore al 5%. Quindi sui, diciamo, i dati non dicono che c'è una situazione di crisi. Migrazioni. Gli Stati Uniti sono un paese di fatto di migrazione, non è che stia succedendo qualcosa di straordinario. Allora perché? E ovviamente questo è legato a un trend che c'è in tutto il mondo e che viene vissuto in maniera molto più drammatica in un paese con un basso welfare come appunto gli Stati Uniti, che è essenzialmente la disparità di reddito, le disuguaglianze di reddito, che stanno aumentando in maniera drammatica in tutto il mondo e che possiamo individuare ovunque. Se noi andiamo a vedere essenzialmente una semplice correlazione, in Gran Bretagna ad esempio, i posti in cui essenzialmente i luoghi proprio, i territori che sono più esposti al commercio internazionale, ecco, vediamo che questi qua, cioè dove essenzialmente le aziende chiudono, dove la gente percepisce una loro insicurezza, sono quelli in cui soprattutto si è votato per il Brexit. E c'è una tendenza di fondo che è molto diverso da come noi siamo abituati a leggere anche gli stessi dati economici. Allora, rispetto a questa esigenza di insicurezza, Trump ha promesso di tutto, veramente delle cose che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che se uno va a leggere i dati sono impossibili. Cioè, pensiamo cosa ha promesso per quanto riguarda le tasse. Allora, gli Stati Uniti per la tassazione, diciamo, della persona fisica al momento hanno 7 scaglioni. Adesso lui propone di, non è chiarissimo, cambia idea in realtà di continuo, ma tendenzialmente la ridurrebbe a 3-4, peraltro tassando a zero, quindi non tassando praticamente, fino a 29.000 dollari, che poi per una coppia può arrivare fino a 58.000 dollari. E poi scaglioni tassazione che vanno 10%, 20%, fino a un massimo del 25%. Questo per le persone fisiche. Per le aziende ci sarebbe una riduzione dal 35% in media che c'è adesso al 15%. Tutto questo, quindi forte riduzione della tassazione sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche, accompagnata da un grandissimo piano di investimenti strutturali per qualche centinaio di miliardi. Sono stati fatti i calcoli. Ora, gli Stati Uniti hanno un debito pubblico che solo come debito pubblico federale è intorno all'86%. Se ci mettiamo anche il debito che hanno i vari stati degli Stati Uniti, siamo in un sistema pienamente federale, che quindi tiene conto anche di quello che è l'indebitamento degli stati, siamo già sopra il 100%. Quindi che cosa sta facendo Trump? Essenzialmente ha venduto semplicemente la solita ricetta: meno tasse, più spesa pubblica. Assolutamente niente di che. Ma con questa ricetta, praticamente da qui a 2 mandati, mettiamo che ne facesse 2, il debito pubblico statunitense raggiungerebbe in grosso modo il 128-129%, cioè praticamente diventerebbe l'Italia. Cioè, gli Stati Uniti diventerebbero incredibilmente italiani per quanto riguarda il debito pubblico, su una questione peraltro su cui i repubblicani non ci sentono assolutamente. Cioè, l'incredibile proprio opposizione che c'è stata da parte dei repubblicani durante l'amministrazione Obama sul debt ceiling, si è bloccato tutto, quasi negli Stati Uniti non si potevano pagare più i dipendenti pubblici, perché i repubblicani assolutamente sull'aumento del debito pubblico si rifiutavano. Quindi bisogna vedere anche le dinamiche interne. Ma tutto questo cosa determina per noi europei? Il fatto che si spende e spande, praticamente così succederà essenzialmente negli Stati Uniti, se è vero, se riuscirà a farlo, vincendo anche l'opposizione interna nei repubblicani, significa essenzialmente una cosa, significa tendenza all'aumento dell'inflazione e tendenza all'aumento dei tassi di interesse, cosa che non preoccupa per nulla Trump, per sua stessa dichiarazione, anzi, continua a criticare, ha criticato più volte la Fed e la Yellen, che credo vorrà licenziare il prima possibile, perché ha tenuto i tassi troppo bassi. Ora, in un'eurozona, vedendo a quelle che sono le ripercussioni per noi, in cui c'è già una contrapposizione nettissima tra una Germania e i paesi del nord, che già da tempo premono su Draghi per rialzare i tassi,
e i paesi del sud dell'Eurozona, inclusa a iniziare direi dall'Italia, che invece vogliono e hanno bisogno ancora di tassi bassi, praticamente questa tendenza al rialzo dei tassi di interesse significherà da qui a qualche mese, un paio d'anni, veramente a gettare benzina sul fuoco. Vuol dire che questa, diciamo, scissione che c'è tra il nord e il sud dell'Eurozona e questa competizione, questa conflittualità con la Germania è destinata ad aumentare, perché appunto ci sono interessi divergenti. Poi l'altra cosa che essenzialmente lui dice è: rivediamo assolutamente quelli che sono, perché America First, i trattati internazionali che riguardano gli accordi commerciali. Lui vuole rivedere totalmente il NAFTA, quindi l'accordo con il Messico e con il Canada, e ormai sarebbero quasi lettera morta sia il TTIP con noi che il TPP con l'Asia, peraltro creando problemi enormi rispetto a quelli che sono potenzialmente enormi per gli alleati storici appunto in Asia degli Stati Uniti, che sono il Giappone e la Corea del Sud, che veramente non sanno al momento effettivamente in che modo comportarsi. Questo essenzialmente cosa vuol dire? Che c'è una tendenza all'aumento di misure protezionistiche in un periodo terrificante, perché il commercio internazionale è da sempre stato la linfa vitale della crescita mondiale. Forse non ce ne rendiamo conto, ma negli ultimi 5 anni è una tendenza incredibile che non abbiamo mai registrato con così tanta intensità. Il commercio internazionale contribuisce 0 alla crescita mondiale. Quindi questa tendenza all'aumento del protezionismo, su chi impatterà? Impatterà sui paesi manifatturieri europei, cioè essenzialmente noi e Germania. Paradossalmente questo ci potrebbe aiutare, perché se anche la Germania, che per il 50% del suo PIL viene praticamente dall'export, e diciamo cresce di meno, magari ecco, non ha così tanto interesse a vedere alzare i tassi di interesse, quindi da quel punto di vista si potrebbe un po' calmierare la situazione. Ma in un anno di elezioni, un rallentamento che già tra l'altro vediamo negli ultimi dati, negli ultimi trimestri della Germania, ha ovviamente un effetto deleterio per quello che vuol dire in Germania ad esempio Alternative für Deutschland e la quantità di voti che potrà prendere. Quindi in realtà queste decisioni, perché siamo molto concentrati soprattutto giustamente sulle questioni di politica estera e di sicurezza, ma le decisioni in politica economica che prenderà Trump andranno ad approfondire delle divisioni, delle spaccature che abbiamo già all'interno dell'Eurozona, e per cui, ma se ne potrebbe parlare già tanto, è necessario che ci sia un colpo di reni da parte dell'Europa, che non parta, io veramente spero questa volta non sia così, da una nuova roadmap istituzionale dell'Unione Europea, quali istituzioni, quali autorità, quali cose. No, le politiche, che cosa ci interessa fare? La creazione di un bilancio dell'Eurozona, non dell'Unione Europea, non ci staranno mai molti paesi. Questa esigenza a essere più uniti riguarda soprattutto per chi condivide la moneta, perché condividere la moneta non è soltanto una questione monetaria, vuol dire condividere un destino molto più intenso della sfera meramente monetaria. Allora da quelli bisognerà iniziare. Quindi, e chiudo veramente, essere uniti in questo momento vuol dire avere un'idea ben precisa di quelle che sono le politiche che noi vorremmo fare, che riguardano soprattutto i paesi dell'Eurozona che hanno più interesse a farlo, e ovviamente pensare con coraggio al fatto che l'Unione Europea del futuro probabilmente sarà il mercato unico, dove all'interno ci puoi mettere anche la Gran Bretagna, visto che dovremmo anche risolvere tra l'altro la questione piccolissima del Brexit, e poi un nocciolo di paesi che necessariamente saranno non i paesi fondatori e tutto, ma chi ne ha più bisogno, cioè i paesi dell'Eurozona, che a partire dalle politiche dovranno fare dei passi avanti verso una maggiore integrazione. Grazie. Grazie. Passiamo al professor Marchetti, al quale resta il semplice compito di tutto il resto. Cioè, a parte le questioni economiche, strettamente economiche, poi c'è la questione NATO, c'è la questione dei rapporti con la Russia, che sulla NATO lui ha detto due cose, ha detto chi non paga, e però questo gli americani hanno sempre chiesto che si pagasse, il problema è l'articolo 5, cioè se tu poi non intervieni, quello nessuno l'ha mai detto, che sarebbe quello dell'obbligo di intervento a difesa di un alleato aggredito.
Su tutto il resto, lui non ha parlato molto di Unione Europea, però ha parlato di cose che ci riguardano, appunto come la NATO, il clima, la Russia, l'Ucraina. Certo, grazie tante. Beh, accettiamo la sfida e accetto anche la premessa, parliamo di Trump, sebbene il grado di imprevedibilità sia molto alto. E vorrei iniziare con una considerazione di metodo, cioè secondo me dobbiamo abituarci a fare analisi distinte, soprattutto per il caso di Trump, cioè da un lato quello che potrebbe succedere all'interno degli Stati Uniti e dall'altro quello che potrebbe succedere a livello internazionale. A livello nazionale, a livello interno, ci aspettiamo una crescente fase di polarizzazione tra la popolazione americana. A livello internazionale, invece, è possibile vedere orizzonti che segnino una tendenza diversa e in alcuni ambiti probabilmente di depolarizzazione, cioè di diminuzione della tensione internazionale. Cosa che invece, sempre negli stessi ambiti di cui parleremo, con la Clinton probabilmente sarebbero aumentati. Io ho un'interpretazione un po' diversa, come forse già si vede, cioè un'interpretazione che guarda la lunga tendenza. Per me l'elezione di Trump segue in qualche modo una linea già in parte visibile con la presidenza Obama, che è una linea che ha a che fare con un declino di quello che noi, diciamo, politologi chiamiamo la fase dell'egemonia americana. Un declino che spinge gli Stati Uniti a una lenta ritirata, a un lento disimpegno dal sistema internazionale. Un sistema internazionale che naturalmente loro hanno contribuito per buonissima parte a costruire, che hanno dominato largamente negli anni 90 la fase dell'unipolarismo, dell'egemonia a guida americana, clintoniana per l'appunto, una fase in cui tutti sembravano allinearsi, la Russia entrava nel Consiglio d'Europa, entrava nel G7, la Cina si avvicinava sempre più. Questa fase poi naturalmente è entrata, si sono viste le prime scosse, la guerra in Iraq, la divisione all'interno dell'Unione Europea, la Germania, la Russia, la Francia, ci ricordiamo quel tipo di alleanza lì contro l'intervento in Iraq, e poi naturalmente gli attentati terroristici. Fino ad arrivare al 2008, che da tanti è visto come un punto un po' di svolta, un punto in cui questa leadership è divenuta sempre più controversa. La crescita della Cina, la crisi economica degli Stati Uniti, che segna un momento di cesura importante, e poi anche la crisi europea. In qualche modo l'Occidente che fa fatica a camminare da un punto di vista economico, e nel frattempo gli altri che si rinvigoriscono, abbiamo detto la Cina, e pensiamo a tutto quello che ha seguito la Cina, che ha sviluppato il governo cinese in questi anni, dagli investimenti economici, la creazione di istituzioni internazionali, la Banca Asiatica di Investimento, la Banca BRICS, entrambe con per la prima volta quartier generali di organizzazioni internazionali fuori dall'Occidente, in Cina, a Pechino. La Russia in Georgia, in Ucraina, che non accetta più certi tipi di cose e decide militarmente di intervenire per difendere la sua sfera di influenza tradizionale. Ecco, tutti segnali che ci dicono che il declino americano è abbastanza evidente. Obama, leading from behind, ecco, con Trump not leading at all in un certo senso, da un punto di vista multilaterale ovviamente. In questa fase i costi sono aumentati, dovuti alle guerre in Iraq, Afghanistan, dovuta alla crisi economica e agli stimoli economici decisi dal governo Obama, costi che sono andati ad appesantire l'economia americana e a dividerli, perché contemporaneamente, ovviamente, come diceva Antonio giustamente, la globalizzazione ha avuto effetti divisivi molto netti. Ecco, questo tipo di ansie percepite sempre più da una parte larga della popolazione sono state intercettate molto meglio da Trump che dalla Clinton. E sono ansie che però appunto ci segnalano, almeno secondo quello come io vedo le cose, ci segnalano un affaticamento della leadership americana
e sono ansie che vedono una risposta di tipo protezionista, nazionalista, che però a livello internazionale significa disimpegno, disimpegno dalle materie ambientali, disimpegno dalle materie commerciali, disimpegno dagli accordi più generali, multilaterali da un punto di vista, e richiesta di un maggiore invece impegno da parte degli alleati in termini di sicurezza, e quindi la NATO, la richiesta ai partner, che è vero, è di lunga tradizione, tutti i governi americani l'hanno sempre sostenuta, ma certamente è stata ribadita con molta forza durante questa campagna elettorale. E quindi siamo in un momento di transizione molto chiaro, secondo me. La precedente presidenza, su alcuni fronti, era entrata in una spirale di escalation, con la Russia chiaramente, ma anche in parte con la Cina, se pensiamo a tutte le dispute e le tensioni nel Mar Cinese meridionale. Se stiamo alle dichiarazioni di Obama durante la campagna elettorale, invece, almeno quantomeno con la Russia, è possibile prevedere un momento di distensione o di, certamente, di diminuzione della tensione che si stava accumulando sempre più. Cioè noi, ci ricordiamo, fino a poche settimane fa si parlava della possibile scoppio di una guerra, di un conflitto, per un errore, le esercitazioni, gli aerei che sconfinano da una parte e dall'altra. Ecco, questo dove ci porta a livello dell'Unione Europea? Allora, da un lato questa distensione o diminuzione della tensione con la Russia ci offre delle opportunità che naturalmente coincidono anche con la Brexit, che è stato uno dei paesi, naturalmente, dentro l'Unione Europea, non il solo certamente, però uno dei paesi che ha fortemente contribuito a lamentare la tensione con la Russia. Ci offrono delle opportunità economiche, parliamo, no, della possibilità della diminuzione, rimozione delle sanzioni, che quindi potrebbero avere dei benefici per l'export italiano verso la Russia, essendo l'Italia uno dei paesi che più è stato danneggiato, ma anche più generalmente di una fase di distensione dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. Naturalmente, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, questo possibile passaggio creerebbe delle tensioni interne all'Unione Europea, perché ovviamente i paesi dell'Est non gradirebbero probabilmente tanto questa fase di riapertura di un dialogo con la Russia, e qui starebbe uno dei dilemmi, uno delle sfide per paesi come l'Italia, la Germania ed altri, di tentare di creare una nuova dinamica all'interno dell'Unione Europea che non sia così rigida e ostile nei confronti della Russia. Altri tipi di conseguenze, velocemente, certamente se stiamo alle richieste che Trump ha avanzato in campagna elettorale, ci dovremmo aspettare un aumento della spesa militare in Italia. Significa una diversione di fondi da altre voci. O un aumento delle tasse, il che mi sembra alquanto impossibile, e quindi una ridefinizione, pena un allentamento dell'efficacia della NATO, pena una forse marginalizzazione della NATO in quanto tale. Ci possiamo aspettare una maggiore solitudine per quanto riguarda il tema della Libia, dove, da quello che abbiamo potuto percepire un po' in campagna elettorale, probabilmente Trump non ha un grande appetito per nessun tipo di partecipazione, e quindi naturalmente l'Unione Europea, ma in primis l'Italia, perché la Libia è un problema in primis italiano, si ritroverebbe più sola. E in generale all'interno dell'Unione Europea, dicevamo di nuovo in un dibattito qualche giorno fa, è un po' l'ora della verità per l'Unione Europea e per la Germania in primis. Senza più le ambiguità, lo scudo, l'alleanza, l'amicizia americana, così immediatamente disponibile e così economicamente disponibile, toccherà prendere delle decisioni, e naturalmente ci aspettiamo che la Germania si assuma anche delle responsabilità che fino ad oggi ha potuto in qualche modo schivare, perché naturalmente c'era un altro contesto. Questo più in generale significa per l'Unione Europea probabilmente rivedere, ampliare un pochettino i propri obiettivi strategici, naturalmente mantenere l'alleanza transatlantica per quanto sarà possibile, alcuni parlano già di un mondo post-atlantico,
ma dall'altro guardare anche altrove. Questo, il tema della proiezione sull'Africa è un tema in Italia molto discusso in questi ultimi mesi, a me sembra un tema strategicamente molto importante, e però anche una proiezione diversa verso l'est, con la Russia, la Cina e gli altri paesi con i quali sarebbe opportuno strategicamente interagire in modo più intenso. Mi fermo qui. Grazie. Allora, questo primo giro lo conclude il Presidente Frattini, a quale vorrei chiedere, ha fatto un accenno Grevi dicendo che le relazioni transatlantiche sono abbastanza robuste, Ma guardi, questo direi sicuramente di sì. E certamente è stato detto moltissimo, io sono un po' facilitato nel concludere questo primo giro dall'intervento del professor Marchetti, che larghissimamente condivido e dalla fine del quale inizierò. Dico subito questo: io non conosco il presidente Trump, ma conosco assai bene Hillary Clinton, avendo lavorato insieme come colleghi per quasi 4 anni, ivi comprese decisioni strategiche di prima grandezza, quali la decisione sulla azione militare in Libia, ma non soltanto. Allora, e quindi ho seguito abbastanza da vicino la campagna elettorale di Hillary Clinton, in contatto con alcuni dei suoi consiglieri, e ho percepito forse che, al di là di quello che può piacerci o non piacerci, alcuni analisti in queste settimane hanno, come dire, prodotto fiumi di analisi in cui si capiva che più di essere stati sorpresi della sconfitta, sono stati dispiaciuti dalla sconfitta, e questo falsa un po' l'analisi. E quindi io ho compreso da alcuni sintomi che emergevano in alcuni momenti della campagna elettorale di Hillary Clinton che l'attuale presidente eletto Donald Trump aveva raccolto dalla complessità dell'America, del tessuto socio-economico, sociale americano, delle domande rimaste senza risposta in chi, paradossalmente, come Hillary Clinton, per almeno 30 anni aveva vissuto in un establishment che le avrebbe dovuto dare garanzie profondissime. Non vi svelo un segreto e non vi dico chi e come mi ha parlato in questi termini, ma il giorno che la candidata Hillary Clinton ha definito la maggioranza degli elettori di Trump deplorables, miserabili, in quel momento qualche amico americano mi ha detto: guarda il giorno del voto quanta gente si metterà in fila ai seggi per andare a votare, cosa che gli americani, come sa l'ambasciatore Castellaneta, non fanno con grande... quella mattina tutti i reportage dall'America segnalavano file ininterrotte negli stati della ruggine, nel Wisconsin, nell'Ohio, nel Michigan, quegli stati che da 30 anni erano democratici. Vedete, la gente con le scarpe sporche di fango che apre l'elettrauto alle 7 di mattina e si sente dire miserabile da chi è stata accusata, a torto o a ragione, di avere avuto finanziamenti sospetti dall'Arabia Saudita per coprire alcuni aspetti terribili che riguardano anche l'11 settembre, quella gente non lo poteva accettare. Ed allora, se 7 milioni di votanti per Obama non sono andati a votare e altra gente che non aveva votato è andata a votare, volete mai che andassero a votare per l'establishment? Andarono a votare per la rottura dell'establishment. Allora, l'analisi che prescinde dal fatto mi dispiace il risultato, deve capire che quello che ha detto ieri con onestà, ma tardi, il presidente Obama ad Atene, è qualcosa che va sottolineato. Tardi, dopo essersi impegnato senza neanche lui capire
che cosa stava succedendo. Il presidente Obama che cosa ha detto? La globalizzazione e il mercatismo non regolati hanno creato paure, incertezze, vuoti di speranza, e questi chi hanno colpito? I poveri o i ricchi? I poveri. E come potevano i poveri ascoltare il messaggio di chi, venendo dall'establishment, paradossalmente democratica, diceva ma voi tutto sommato siete lì, e invece non ascoltare la voce di chi, venuto dalla Luna, un miliardario immobiliarista, diceva sapete che c'è, forse sbagliando, io vi riduco le tasse, e invece di parlare di finanza internazionale io voglio ponti, strade, case, ospedali, costruzioni, beni reali, dove quella gente si rimette in mano con la cazzuola e ricomincia a lavorare e non è più, come diceva l'ambasciatore Castellaneta, un operaio disoccupato, ma torna ad essere. Allora l'analisi deve partire dalla complessità di un fenomeno americano dove, lo ripeto ancora una volta, ci piaccia o non ci piaccia, è stato colto un messaggio di disperazione che la candidatura dei democratici non aveva colto. Questa è la partenza. Dove vogliamo andare? Io sono convintissimo che la saldezza delle relazioni euroatlantiche è più forte anche degli eccessi che forse le dichiarazioni, ma certamente assai meno le azioni di Trump potrebbero far pensare. Dico assai meno le azioni perché chi conosce la realtà americana sa bene, come ancora una volta ci spiegava l'ambasciatore Castellaneta, che un presidente americano decide dopo un'istruttoria che è passata per almeno 5 livelli decisionali che non sono gente scapestrata, è gente che sa che il paese dipende da un rapporto orientato in un modo o in un altro che è difficile per un presidente cancellare con un tratto di penna. E allora la saldezza delle relazioni è più forte di qualsiasi cosa, quindi io non sono pessimista, ma con la sincerità che ci deve caratterizzare, che oggi può caratterizzare chi vi parla, che è fuori da impegni istituzionali di governo, io ho vissuto il primo mandato del presidente Obama e ho assistito fuori dal governo al secondo mandato del presidente Obama. Ebbene, nel primo mandato del presidente Obama noi abbiamo visto un'America orgogliosa di svolgere un ruolo, un impegno, una guida che poteva essere from behind oppure in the front line, ma c'era. Nel secondo mandato del presidente Obama abbiamo vissuto un disimpegno che ha coinciso in alcuni scacchieri del mondo, bisogna ammetterlo, con degli errori gravi. Noi amici dell'America dobbiamo dire che la gestione della crisi siriana, che oscillava tra la condanna, l'appello alla guerra guerreggiata contro Assad, salvo scoprire che nemmeno Cameron e Hollande potevano andare alla guerra, poi l'accordo sullo smantellamento del chimico e poi alla fine il disimpegno, salvo reintervenire quando Putin ha deciso di intervenire. Allora, questi sono errori che si pagano e che si sono, come dire, combinati con un altro che io definisco errore, questa è la politica estera italiana, non quella che ho fatto io nel governo del presidente Berlusconi, ma è quella che fa anche oggi il ministro Gentiloni. L'Italia non può immaginare all'interno dell'Europa una guerra commerciale o peggio con la Federazione Russa, perché l'interesse strategico dell'Europa è essere il ponte tra l'Occidente e la dimensione orientale. Non possiamo immaginare che noi ci facciamo forti mettendo le batterie missilistiche in Polonia e in Romania, perché dobbiamo sapere che la Russia ne metterà altre a Kaliningrad. E allora, oggettivamente, la presidenza di Trump, con la sua volontà di disimpegno, con la sua tendenza dichiarata ad avere buone relazioni con tutti, su due elementi della politica estera potrà portare, a mio avviso, una distensione
che se sarà realizzata sarà positiva tra l'Occidente, gli Stati Uniti e la Federazione Russa, e una distensione nello scacchiere medio orientale e mediterraneo, perché sinceramente l'errore anche di concretezza di aver ripetuto fino alla noia che per risolvere la crisi siriana prima deve scomparire Assad e poi si negozia, si era capito dall'inizio che questo non era possibile, perché Assad non è Ben Ali che scompare in una settimana e non è neppure Mubarak che scompare in 20 giorni, perché la capacità di difesa e di offesa siriana, grazie all'Iran, grazie alla Russia e grazie al collocamento in un'area così delicata, sarebbe stata, era chiaro a tutti, molto diversa. Quindi inutile fare proclami, prima se ne vada Assad e poi si parlerà, perché 6 anni dopo Assad è lì. E se noi non negoziamo con Assad la sua transizione, la pace in Siria non ci sarà mai. E questo probabilmente con il suo disimpegno Trump lo comprenderà. L'altro punto, solitudine sulla Libia. È vero, professor Marchetti, sono convinto. Ma io vorrei che questa solitudine sulla Libia facesse uscire fuori finalmente quella leadership europea che sulla politica estera e di sicurezza non c'è stata. Io vorrei che questo scappellotto che ci arriva dicendo adesso ve la vedete voi con Daesh a Sirte e a Derna ci facesse capire finalmente che questo è il vicinato di casa nostra, e facevamo male quando aspettavamo la mano americana per risolvere il problema, e dovremmo oggi scuoterci dal torpore e dire che se un'Europa politica ha oggi ancora un senso, ha un senso per proteggere interessi strategici cruciali, che sono quelli di non far esplodere la Libia a 100 miglia dalle nostre coste. Allora, lo dico con un paradosso, ben venga il disimpegno sulla Libia se questo servirà, come dovrà servire, ad una riscossa della strategia di difesa e sicurezza europea. Se questo non accadesse, beh, allora, come ho sentito nel panel precedente, anche gli europeisti come me comincerebbero a chiederci, ma insomma, questa Europa che ci impone di fare i formaggi anche senza il latte dentro e che al tempo stesso non ci protegge quando abbiamo un'esplosione del terrorismo, beh, insomma, forse questa Europa, se c'è qualche effetto domino di Brexit, magari in Olanda e magari in Danimarca alle prossime elezioni, non ci piace, ma lo dobbiamo anche capire. Quindi è un'occasione, paradossalmente, il disimpegno americano. È stato detto molto bene, il TTIP forse si fermerà. Ma non dimentichiamo che il TTIP, il Trattato di Libero Scambio con gli Stati Uniti, perché sta ancora impantanato? Perché ci sono voluti anni, anni, anni in cui noi europei non eravamo d'accordo. Ma scusate, non ero mica io, era Hollande che metteva il veto al prosieguo dei negoziati se non si cancellava un capitolo del TTIP. Ed era la mia ex collega, attualmente ancora commissaria, Malmström, che era commissaria quando lo ero anch'io, che ha posto tanti e tali problemi da rendere impossibile l'accelerazione del negoziato, perché forse se l'Europa fosse stata con una voce sola almeno su questo, il TTIP con Obama l'avremmo firmato 1 anno e mezzo fa. Insomma, io mi ricordo il ministro Calenda, quando non era ancora ministro per lo sviluppo economico, che predicava giustamente l'accelerazione finché possibile, magari a costo di stralciare un capitolo, ma firmare tutto il resto. Sono gli europei che non l'hanno voluto fare. 2013, 2014, ancora la campagna elettorale americana era lontana. Quindi guardiamo anche un pochino in casa nostra su tutto questo. Chiudo con una considerazione, diciamo, di scenario. Noi vedremo l'amministrazione Trump alla prova dei fatti.
Ma dico francamente che per le ragioni che ho accennato all'inizio, un operaio disoccupato americano che scopre che si può portare un'automobile cinese in America che costa la metà di una macchina americana di pari caratteristiche o livello, e questi a Detroit lavorano in un distretto industriale che sta magari chiudendo, si sta fermando, beh, insomma, quando gli arriva un presidente che dice non lo potrà fare come lo ha detto, io metto il 40% di dazi, forse non è il 40%, ma dà una speranza che qualcuno si è accorto che tu operaio metalmeccanico sei rimasto disoccupato. E dall'altra parte si diceva ma no, la Cina è il più grande partner commerciale che potremmo avere, quindi ben venga il trattato di libero scambio con l'Asia. Allora, America First è un'esasperazione di un sentimento profondo che però c'è e non lo possiamo cancellare. E quando Trump, esagerando, dice che lui taglia i fondi della NATO americani del 25%, non ci riuscirà, questo è chiaro, perché l'industria americana della difesa è ovvio che non può accettare un crollo dei fondi e quindi un dimezzamento della NATO, ma oggi, come voi sapete, l'America paga da sola il 72% dell'intero asset della NATO e tutti gli altri paesi, noi compresi, paghiamo il 27%. Insomma, anche su questo un richiamo al fatto che noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Non è tanto sbagliato. Non si potrà realizzare come ha detto Trump, ma se fosse una scossa che finalmente ci fa rimboccare le maniche e fare il nostro mestiere di Europa, se non vogliamo essere marginali, è una scossa che alla fine, al di là dell'aver apprezzato meno il risultato, può essere anche rispondente ai nostri interessi. Salutiamo il dottor Villafranca che purtroppo deve scappare. Grazie. Grazie. Quello lo dico al prossimo giro. Okay. Il trattato nucleare con l'Iran. Lo dico da, sì, infatti un'altra. Dunque, io ho un po' di domande per Grevi, che mi pare sia su posizioni un po' diverse da Marchetti sul tradizionalmente Stati Uniti e Russia, perché cioè, un'altra teoria da quella esposta da Marchetti e condivisa almeno in buona parte dal ministro Frattini è che invece l'Unione Europea potrebbe trovarsi schiacciata da un nuovo rapporto tra Stati Uniti e Russia. Cioè Pence, lo staff dei repubblicani non la pensa come Trump, per lui sarà un po' più difficile fare una andare a braccetto con Putin, però potrebbe anche invece prendere quest'altro sviluppo. Cioè, l'Unione Europea non mi pare in questo momento sia così forte, così unita, non abbiamo una politica della difesa da poter, cioè non voglio esprimere un'opinione mia, ma potrebbe non beneficiare invece essere schiacciata da un incontro tra due forze così grandi. Arrivo a questa domanda, mi permetto di cominciare con qualche considerazione sui vari elementi che sono emersi. Un tema molto interessante sicuramente nei prossimi mesi sarà valutare in che misura effettivamente il presidente Trump avrà un ampio margine di manovra o meno nell'ambito dell'apparato di policy making americano e anche nell'ambito del sistema politico americano rispetto non tanto all'opposizione ma rispetto al suo stesso partito. E qua credo che alcune delle possibili implicazioni sono a volte anche un po' contraddittorie. Cioè, per esempio, mi sembra, tu adesso Lorenzo lo accennavi, il Partito Repubblicano tradizionalmente ha una posizione estremamente robusta rispetto alla Russia, per dirlo eufemisticamente. Certo. Allora, nella misura in cui il Partito Repubblicano nel Congresso mantenesse una forte influenza sulla presidenza, l'idea di una politica decisamente diversa rispetto alla Russia, molto più distensiva, beh, sarebbe molto messa in prospettiva e improbabile. Al contrario, la gran parte dell'establishment repubblicano tradizionale in materia di politica estera ha un atteggiamento molto a favore di una messa in discussione del trattato nucleare con l'Iran. Certo.
Nella misura in cui ci fosse effettivamente la congiunzione tra la retorica elettorale del presidente Trump e la grande maggioranza del Partito Repubblicano, quella potrebbe certo. effettivamente risultare una delle grandi priorità all'inizio del mandato di Trump. Che tra l'altro però risulterebbe anche, a mio avviso, in forte contraddizione con quello che Trump ha identificato come la principale minaccia agli Stati Uniti, e cioè il terrorismo di matrice islamica, segnatamente l'ISIS, segnatamente sul teatro siriano. Perché se vuoi combattere l'ISIS in Siria, allora di fatto, se non esplicitamente, ma quelli che stanno dalla tua parte sono gli amici che, insomma, ti ritrovi, cioè Assad, Putin e l'Iran. Quindi mi sembra un po' difficile conciliare l'idea di una forte spinta, nel senso di mettere in discussione il trattato nucleare con l'Iran, che tra l'altro sarebbe una cosa molto benvenuta da parte di vari esponenti del regime iraniano, a quanto si legge, e allo stesso tempo perseguire un forte allineamento con la Russia in Siria, allineamento che comunque sarebbe strenuamente contrastato, come ha detto per esempio ieri il senatore McCain, da buona parte dell'establishment repubblicano che si occupa di questioni estere. Quindi stiamo veramente insomma, cercando di esprimere alcune valutazioni, o perlomeno sto cercando di esprimere alcune valutazioni, ma mi rendo conto anche dei limiti, a volte anche delle tante contraddizioni, perlomeno di quello che posso inferire rispetto a quelle che possono essere le prossime mosse. Ma questo per dire che forse in una misura ulteriore rispetto al passato la personalità e lo stile di questa presidenza potrebbero avere un forte impatto sul corso della politica estera, la misura nella quale questa presidenza effettivamente si emancipi in qualche misura dai tradizionali checks and balances sia dell'apparato burocratico sia rispetto al Congresso. E qua si apre un dibattito molto interessante che non so se abbiamo il tempo di approfondire rispetto alle varie anime in competizione del partito repubblicano. Si parlava prima delle elezioni, nel caso di una sconfitta, peraltro attesa, di Donald Trump, addirittura di una potenziale guerra civile all'interno del Partito Repubblicano, estremizzando un po' i termini, ma insomma un fortissimo conflitto tra le varie anime di varia sfumatura conservatrice. Oggi si tratta di vedere quanto il successo elettorale e la conquista della Casa Bianca abbia invece potenzialmente allineato il Partito Repubblicano rispetto alla Casa Bianca, confermando tra l'altro una tendenza già in atto da qualche tempo, e cioè quella di una certa centralizzazione del foreign policy making da parte della Casa Bianca. Beh, insomma, quindi tanti fattori da tenere in conto che complicano le previsioni, e per quanto riguarda poi il rapporto con la Russia, altro fattore che inviterei a considerare, sì, c'è la prospettiva dell'inizio o una predisposizione a un nuovo reset, in qualche misura. Allo stesso tempo, però, vari analisti fanno notare come molto spesso l'iniziale predisposizione al dialogo da parte di due personalità molto forti, spiccate, e in un caso con chiare tendenze autoritarie, nell'altro con una retorica perlomeno insomma un po' incerta in materia di politica estera, possa portare a un'intesa strutturale o no. E questo mi sembra un punto di domanda molto grande sulle prospettive di un possibile riallineamento nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Cosa succede nel momento in cui il deal maker Donald Trump dovesse accorgersi che l'interlocutore non sia necessariamente in linea con l'idea di un accordo che tuteli quelli che vengono definiti come gli interessi americani in pieno? Non lo so. È un altro punto di domanda, semplicemente sulla prospettiva di un allineamento, di una tendenza geopolitica di allineamento. Dove invece, e concludo, sono d'accordo e credo che
c'è più spazio di accordo che non di differenza tra la nostra analisi, è che sì, questa sarà un'ulteriore fase nel lungo e difficile processo di normalizzazione della preponderanza americana o dell'egemonia americana a livello globale, viste tutte le tendenze in atto. È anche vero però che questa normalizzazione rispetto a un relativo declino può essere perseguita in modi molto diversi. È vero che l'amministrazione Obama, sotto certi aspetti, ha già avviato in una certa misura questo percorso, per esempio parlando di segmentare le relazioni con i rivali geopolitici o con paesi con i quali si può essere in accordo su alcune cose e in disaccordo con altre. Quindi rigettando una prospettiva ideologica, direi, in materia, ed essendo molto criticata sia da parte repubblicana che da parte democratica per questo. Quindi l'idea di una segmentazione dei rapporti con la Russia, con la Cina, con altri, effettivamente c'era già. L'idea della esigenza di identificare delle priorità nazionali primarie e mettere in prospettiva quelle eventualmente secondarie nell'ambito di una capacità più ridotta di influenza globale c'era già. E in questo senso ci può essere una continuità, ma secondo me c'è anche una dimensione fortissima di rottura, per esempio nella misura, potenzialmente, stiamo sempre parlando rispetto ai proclami o alle dichiarazioni o al discorso che abbiamo inteso fino adesso, c'è la possibilità di una grossa discontinuità nella misura in cui però parallelamente la presidenza Obama ha anche non solo affermato un forte investimento sul piano multilaterale, sul piano di partnerships e a mio avviso anche sul piano poi in vari casi di un certo allineamento con l'Unione Europea su vari dossier, tra cui non ultimo, sia pur non di carattere geopolitico, quello dei cambiamenti climatici. Cosa completamente diversa è rifiutare un impegno multilaterale, rifiutare l'esigenza di sostenere quelle strutture di governance globale che potrebbero effettivamente addolcire il processo di adattamento a un sistema più multipolare o comunque policentrico. E in questo io vedo perlomeno un elemento considerevole di rischio e tra l'altro, nonostante la saldezza dei rapporti e la profondità dei rapporti sotto vari aspetti, di grossa turbolenza transatlantica. Grazie Giovanni. Il Presidente Frattini voleva dare una risposta sull'Iran che poi deve scappare. Sì. Vado via e mi scuso davvero, non pensavo che durasse così tanto francamente questo panel, ma volevo fare un commento brevissimo su quella domanda aperta dell'Iran. Io non sono così certo che si arrivi davvero come un primo gesto o come uno dei primi a una disdetta di quell'accordo e lo dico per le ragioni che il professore ha appena spiegato. Certamente la Russia oggi è un alleato forte dell'Iran in quello scacchiere e sulla Siria e sarebbe un po' contraddittorio parlare di un reset con Putin e al tempo stesso mettere un dito nell'occhio a Khamenei con la disdetta. Non a caso avete visto che da ultimo il Presidente del Parlamento, Larijani, ha fatto dichiarazioni molto concilianti, e cioè ha detto noi non piangiamo e non ridiamo, attendiamo. Quindi un atteggiamento che fa capire che probabilmente o c'è da parte iraniana qualche errore vero o qualche inadempienza reale nell'attuazione di quell'accordo o non la vedrei come un'iniziativa, tanto più che il rilancio dei rapporti con Israele non necessariamente oggi significherebbe la disdetta di quell'accordo che si è visto esecrato dagli israeliani, ma poi nella sostanza è un accordo che tutti nell'ambito regionale possono accettare. Ma c'è un'altra ragione. L'avversario storico è l'altra potenza regionale, l'Arabia Saudita. E insomma, Trump verso l'Arabia Saudita, un gran favore all'Arabia Saudita non credo che gli vada di farlo, anche per le ragioni che l'Arabia Saudita è vista, anche qui a torto a ragione, come uno dei paesi che hanno sostenuto il jihadismo sunnita direttamente o indirettamente. Ed è chiaro che
colpire con un dito nell'occhio duplice l'Iran sarebbe un gran regalo all'Arabia Saudita, che non vedo perché Trump dovrebbe fare. E l'ultima cosa su cui pure il professore ha colto uno spunto che non abbiamo il tempo di approfondire, io credo che l'ONU, che il palazzo di vetro, dovrebbe avere qualche timore, perché è chiaro che la governance delle Nazioni Unite, accusata da tante parti del mondo di non essere in grado di risolvere concretamente i veri problemi del mondo, sarà probabilmente uno dei bersagli della presidenza Trump. Riusciranno le Nazioni Unite a darsi una governance efficace come tutto il mondo chiede? Me lo auguro francamente di tutto cuore, ma se questo non accadesse, quello sicuramente sarebbe un bersaglio dell'azione di Trump, che non può immaginare che, come dire, al Palazzo di Vetro si continui a ragionare per settimane, mesi o anni senza risultati concreti. Questo è proprio contrario alla visione che finora abbiamo capito del presidente Trump. Mi scuso e buonasera. Grazie presidente. Allora, due messaggi brevissimi. Uno è più presente, c'ha dei fogli qua. Volevo dire che alle 19.45 massimo dobbiamo finire, perché alle 8 la Camera chiude, quindi appena finiamo dobbiamo, se anche dicevo al pubblico, uscire. Volevo ricordare che anche se il pubblico si è andato pian piano riducendo, sono due telecamere di streaming, perché sul sito della Camera tutto questo evento è stato trasmesso, quindi c'è qualcuno che ci vede anche non dall'alto ma fuori da questa stanza, diciamo. Quindi adesso vorrei fare due domande, prima al professor Marchetti, poi facciamo chiudere l'ambasciatore. Non è esattamente, è più una domanda forse economica, ma c'ha aspetti. Trump sul TTIP probabilmente non si muoverà più, cioè probabilmente questa è una storia ferma. Si aprirà, è possibile che si apra una competizione nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti commerciale? La Gran Bretagna già ne sta parlando con Brexit e così via. Potrebbe nascere anche da altri paesi una volontà di corsa competitiva rispetto ai partner europei nei rapporti con gli Stati Uniti economici? Quello che voglio dire, può essere in questa chiave un elemento disgregante per l'Unione Europea, una presidenza Trump che si chiama fuori da accordi complessivi con l'Unione e invece favorisce più rapporti bilaterali, se, ammesso che poi riesca a fare, perché sulla teoria di cancellare win-win, ma di fare cose in cui gli Stati Uniti ci guadagnano e gli altri no, a tre minuti, non di più. Se la domanda è sbagliata, può anche dire la domanda sbagliata. No, è che cioè, l'idea che lui riesca a fare accordi commerciali bilaterali con partner europei, no, e mi sembra che non, cioè, questo non si dà proprio. Con la Gran Bretagna, sì, questo diciamo, è nell'orizzonte quando la Gran Bretagna, se e quando la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea, certamente. Però prima di allora, e certamente con i partner, cioè la materia commerciale è comunitarizzata al 100%, quindi non c'è proprio possibilità. E questa cosa di uscire dagli accordi commerciali ha una valenza interna, però anche, non dimentichiamoci però anche la valenza geopolitica del TTIP e del TPP, cioè quelli erano accordi di fatto, chi escludevano? Escludevano i BRICS, cioè era chiaro che tutti i BRICS erano fuori da questi accordi, per vari motivi, però poi quello era il risultato. E quindi è chiaro che rifiutare quei tipi di accordi ha anche questo valenza indiretta, probabilmente, però quella c'è. E sul resto io volevo aggiungere un paio di cose molto veloci. È vero questa cosa, cioè da un lato ci potrebbe essere questo effetto di depolarizzazione a livello di rapporti tra le grandi potenze, in cui metto anche l'Unione Europea, e però dall'altro è vero che naturalmente indebolire tutto il sistema multilaterale, questo è un fattore di rischio, su questo concordo con Giovanni, è un fattore di rischio, è un fattore molto serio che dobbiamo prendere in considerazione. E sulla questione dell'Arabia Saudita condivido quanto è detto, aggiungo soltanto anche che l'Arabia Saudita era uno sponsor quantomeno formale, diciamo esplicito, poi non sappiamo che tipo di finanziamento, certamente sembrava parteggiare abbastanza per la Clinton, questo è un altro motivo per il quale Trump probabilmente non sarà.
se c'è un accordo di quelli due fatti da Obama che è a rischio, è forse invece quello su Cuba, perché lì c'è tutta la comunità cubana che sembra aver votato abbastanza per Trump, che farà pressione, e quindi quello è un altro ulteriore accordo che sul quale forse dobbiamo un po' sospendere la valutazione, perché ahimè, potrebbe essere anch'esso intaccato da questa presidenza. Grazie. Facciamo chiudere ambasciatore Castellaneta, che prima ha lasciato cadere una cosa che invece è un elemento che anche alcuni ho trovato nei giornali americani, anche alcuni professori che avevano previsto la vittoria di Trump stanno dicendo: l'impeachment, che potrebbe essere uno strumento che lo stesso partito potrebbe usare contro di lui per sostituirlo con Pence, che è molto più strutturale, oppure sono a suo giudizio soltanto così, cose di... No, non credo, soprattutto credo che siano notizie stampa, perché un impeachment intanto è molto complicato e lungo, dovrebbe basarsi su certi conflitti di interessi, perché per esempio pare che molto dell'indebitamento di Trump sia per esempio con la Cina, che alcune sue operazioni immobiliari siano state al limite di quella che è la legge americana, ma non credo che vanno a mettersi, perché a questo punto Trump potrebbe rispondere: allora mettiamo sotto accusa Hillary. Quindi, siccome già ha detto invece che non vuole più, insomma, sta molto calm down, ci sarà una specie di accordo, a mio avviso, in cui lasciamo le cose come stanno. No, io credo che alla fine quello che è la conclusione che stiamo andando, siamo già forse in un mondo G0, come si comincia a dire, cioè non comanda nessuno, tutti noi dobbiamo pensare un po' a noi stessi, se noi siamo in Europa forse saremo un po' più forti, ma non c'è, avremo un Trump che cercherà di evitare di mettersi nel ginepraio della politica estera, dove già Obama è fallito quando gli hanno dato il premio Nobel e poi non se l'è guadagnato, e Hillary ha avuto una serie di problemi e l'ha liberato. Quindi lui cercherà, con questi due o tre capisaldi, l'amicizia con Netanyahu, la simpatia con Putin, l'antipatia con l'Arabia Saudita, 3-4 cose molto semplici, e si dedicherà a quella che poi, dove lui è veramente competente, la parte delle infrastrutture, del reshoring, questa è una cosa anche importante, cioè del far rientrare le imprese americane con una serie probabilmente di agevolazioni per ripopolare il tessuto industriale americano. E poi non abbiamo parlato del Messico, perché anche lì è una relazione assai complessa, da una parte il muro, però d'altra parte il Messico produce molto per gli Stati Uniti, si parla anche uno dei tanti trattati del NAFTA, potrebbe essere rivisto, e sono d'accordo su Cuba, sì, che lì anche è significativo che Cruz sia andato a trovarlo, perché Cruz è un po' il portabandiera, sì, dei cubani insieme con Rubio, quindi lì purtroppo ci potrebbe essere un rallentamento. Non voglio rubare tempo, ma devo dire, siamo tranquilli, non dico sereni, però stiamo tranquilli che nei prossimi 2 anni dovrebbe essere, diciamo, un'America reclinata su se stessa, che ci lascia spazio, vedremo se questo spazio sarà a nostro favore o contro di noi, dipenderà da noi. L'Europa riuscirà ad assumersi la responsabilità. Allora, ringrazio caldamente i panelist, i partecipanti che hanno resistito, alcuni da questa mattina, e vi prego di lasciare rapidamente il palazzo, perché alle 8 deve essere chiuso, e ci vediamo domani mattina alle 9.